Mi sto facendo bella perché sta arrivando il mio amore Amerigo. Sto alla pezzetta con le panchine. Amerigo! Oh bello! Devozio! Ai 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 ai! Eccolo, eccolo! Poi la serie quando la alzi rompi il pattern, quello il pattern, quello va sempre dritto. Tu prendi il cane, lo porti 3 volte al giorno alle 6, alle 4, porta alle 4 per un quarto e poi non funziona più. E poi pattern è molto, fa molto patriarcato, paterno, tipo. Non ci siamo, dobbiamo essere Matriarch, più, boh, ecco. poi eventualmente Precedenza alle ogni tanto mi va a fare questo movimento e anche l'accetta questa. Questo sta di scritto i libri. Soltanto uno sopravviverà. Guarda, solo Morirà lui. uno come Marcel poteva buttarsi più pasta nella sua ciotola. Marcello è un albanese. Noi italiani, gli albanesi, sappiamo che sono dei cinghiali perché rubano negli appartamenti. Lui si è comportato come il sistema gli aveva insegnato, andando a lavorare. Poi è diventato albanese. Lui è nato, nasce come italiano e poi si albanesizza. Andando a rubare negli appartamenti. Adesso qui, vabbè. Alla fine, per quanto lo puoi nascondere, l'albanese esce sempre fuori. È uscito, sì. Com'è stata la pasta, Amerigo? Allora, vermicelli ottimi erano dei vermi con la spina dorsale. Non ho cotto la cazzo di pasta. Allora. Attenzione. Uova, fagiole, piselli, pomodoro comprato da un omaggio. Tonno anti-Covid. Apriamo questo. Olio antimulta, lo prendi e lo metti sulla multa e la multa va via. Questo appena tu vedi praticamente un vaccino, lo metti da dietro e gli va a dare quella botta in più. Rimane che hanno fatto una legge marziale. Quanto poco apri questo qua e lo fai sulla legge marziale poco poco, senza problemi. Poi viene a finire questa cosa qua. Però bello ordinato, devo dire. Ma poi ti spiego perché. Pronto. Disinfettare poco poco qua, che sta per passare un poco di. Pantalone bruciato alla stufa, mi sono messo troppo vicino e ha preso fuoco. Qual è il problema? Mai visto Amerigo così ordinato, E mo' ti spiego perché sono così ordinato, amico. eh? Che se no non c'entrerebbero. Bravo. E apri. Sporcizia la roba. Come manco. Guardami sopra. Libri di tutte le. Mi voglio specchiare. Entro all'interno dell'abitacolo, giro questo, ho bisogno dell'olio per i capelli, lo prendo da qua, olio e sale per i capelli, olio extravergine per capelli di oliva e olio di oliva per capelli extravergini. Andiamo a mettere della crema Una cremina. e andiamo a spalmare. Se tante donne mi volessero, anche qualche uomo o bambino, non ce l'abbiamo nessun problema perché siamo dei rettili, però nati nel punto sbagliato. Questa immondizia può dar fastidio, non c'è problema, l'andiamo a teletrasportare attraverso un sistema di leve. Andiamo, giro Vada. veloce, fammi fare lo show, fammi divertire, voglio Mi divertire, stava strappando. voglio sfogarmi. No, Le no, no. togli le mani, le cose dell'anima. Toro, non c'è nessun problema. Questo la biblioteca me lo sta chiedendo ogni giorno. Amerigo, me lo riporto. Non te lo riporto più perché voi non mi fate entrare e non me lo riporto. Lo butti. All'interno di questo specchio c'è anche un tavolo per mangiare. Olio. Giro in questo modo, giro così e c'ho la possibilità di mangiare. A questo punto giochiamo a parte a poker. È veramente geniale. I discovered. Basta pensare. Tagli. Vuoi mangiare in due? Una Attenzione, non è persona finito. mangia davanti e l'altra mangia pecorata dietro. Ma andiamo a vedere soprattutto il contenuto di che cosa mangiare. Soltanto per oggi, soltanto anche voi. Guardatemi dritti negli occhi. Clicco qua, ci si chiede tranquillamente come. Gas, senza problemi, senza nessun impaccio. Accendo, fuoco. Wow, Capito? c'è proprio una cosa. Ho paura di prendere fuoco. Meglio se prendi fuoco. Ancora non siamo riusciti a prendere Con la fuoco. porta, la sportella aperta e già sento la puzza del gas pezzo chiuso. Ma tu te la vai a pippare con quell'effetto stroboscopico che serve. Per Scusa, uscire dalla realtà. non ho bisogno di pettinarmi. Richiudi, riapri e ti fai una bella pettinata, senza problema. Ho bisogno di tagliarmi i capelli, senza problema. Taglio. Ho bisogno di lavarmi i denti, questo. Ho bisogno di fare tutto insieme. Taglio, mangio. In caso di incendi, cosa fare?
Non c'è problema. Abbiamo l'uomo contro il fuoco ignifugo. Possiamo prendere, adesso lo andremo a provare, no, con Marcello. Prego, dai. No, non te lo provo, lo sai che potrei. Da mangiare. Cassetti. Oh, shit. E iniziare a cantare. Lui sa suonare, si vede. Schiacciare il pulsante. E leggere al contrario. Amina led it's net pod. Hell. Zitti e muti, tutti voi camperisti, come camperizzare, come va? Cliccate qua, andate e fa, mettete il bavate da fangulo, aprire a dormire in mano da cacca. Ma io ho camperizzato col rubile, fammi vedere quando dormi. Apri così. Semplice, semplice. Soffi qua dentro, sei fiato, uno scoreggio. Veloce, veloce, metti così, stai così, con tanto di forfora dentro che ti va ad attutire il corpo. E va. E la stanchezza fa il suo, se vaffanculo, hai dormito. Station wagon is the key. Bravissimo. 500 euro comprata questa. 500 euro? What the fuck? Ma tu non sai come l'ho trovata, però lì entriamo nell'aspetto esoterico. Ho evocato il numero 35 e il numero 70. Ho detto mi serve un numero portafortuna. Ho raccolto 70 formiche e ho aspettato. Ho detto in questa macchina io trasporterò mobili, perché volevo farlo di lavoro. Ho trovato una persona che trasportava mobili, viveva nello stesso indirizzo di casa della mia precedente casa ed era nato nel 35. E avevo 86 anni, che sarebbe la mia data di nascita. Attenzione. E tutto si richiude. Dormi Marcello. E tu continui a dormire. Lo sai che l'ha inventato questo? Quel figlio di puttana di mio padre che ancora non muore, maledetta a lui, lo lascio tutti i giorni. Questo è amore proprio. Il mito si crea dopo che muori, se non muori non si può creare. Spettacolare, grande. Ogni anno Marcello mi fa il video con la mia nuova habitat. Il prossimo me lo farà chissà dove. Questa è la versione Amerigo with wheels. With wheels. With wheels. Per girare in tutta Italia con... La bellissima Italia. Senza. Libera Italia. La libera Italia, prima di avere Google Map, Telegram. Ringraziamo Bill Gates e cazzi vari. Chiaramente. Per tutta questa tecnologia. Questa roba della NASA. E con questo puoi dormire tutta la vita senza accorgerti che sei morto. Che stanno per tagliare, sì, il pisello intanto. Esatto, mentre sei... Però ragazzi, io sono stato un anno e mezzo, questo va detto, senza tecnologia. Un anno e mezzo? Quando conobbi Marcello, un altro anno e mezzo? Senza. Capite? Questo è verissimo, io non so come fa. Io purtroppo non sono schiavo. Io sono schiavo della tecnologia. Lui riesce a stare senza sti cosi. No, no, stai molto male, molto difficile. Disegni, scrivi per lasciarti la testa mangiare dalle larve. Quelle vere che si toccano, come quelle che ha cucinato, molto buone. Sai cosa bisognerebbe fare? Mettere fuoco a questo. Tagliare le carte di credito. Nudi, ma loro ti direbbero che anche l'aria che sta respirando è comunque nostra. No, non mi devi rompere il cazzo l'aria mia. This is door to cello. Colorano tutte queste, perché sennò si arrugginisce, dicono. Quindi ci mettono veleno. E io invece costringo mio padre a comprare roba senza vernice, senza niente. Così proprio. Meglio la ruggine che la vernice, ovviamente. Però con chi parli? No, no, ma hai ragione, visti i frutti del ragazzo. Grandi vedi, frutti. Transgenico sono io e quello invece naturale. Transgenico esci così. Invece naturale, bello fresco. Insomma, ci stai facendo un tutorial su questi attrezzi, no? Appena l'hai visto l'hai capito subito, diciamo. Sì, non è stato difficile. Ho utilizzato il neurone che ho a destra, l'ho chiamato... Ho fatto delle piccole preghiere e come on, vieni. Quello è arrivato. Non ce la puoi fare. Ma tu un'operazione c'hai 3 secondi per farla. E ho capito come. Li ho divisi in classi. Pala, e questo è fratello a questo, e fratello a questo, e fratello a questo. È stricatore. Questo è fratello a questo, e fratello a questo. Diciamo. Un po' come mangiano la forchetta. Bravo. E il cucchiaio. Cucchiaio, forchetta. Coltello, perché no? Ma perché il coltello non serve? Eccolo il coltello, matto fragile. Madò. Vabbè, questo è il coltello, sì. Lungino. Questo però serve tanto sulle piante. Ecco. Quindi acquistare un terreno di questo tipo o affittarlo.
altrimenti per acquistare devi avere soldini e cazzi vari, devi fare così, te devi mettere a pegola, diciamo a 90. Oppure, per il resto tutto facilissimo, una volta che c'hai quello, che per avere quello te devi V, per il resto tutto semplice. Però molti hanno i cash e li spendono comprandosi la macchina e comprandosi i vestiti. Però tra le due cose, meglio che ti compri un prodotto di questo tipo. Fai così, prima operazione da fare, oh mio Dio che faccio, no? Compra subito questo, non devi aspettare, devi subito andare a trovare uno di questo, no? Una volta trovata questo, inizi. Dici, che stai facendo? Non lo so, però senti. Esatto. Come faceva mio padre, non sapevo un cazzo all'inizio. Ma che facevo, però? Tuo padre la prima volta, il primo orto che fa. Prima volta, guarda che cazzo ha fatto. Ma grazie che sei così, quel, vedi, tuo padre. C'è, questo qua, vedi che t'ha fatto, dal niente. Cazzo, da un genio nasce un altro genio. Ma, guarda. Allora, fai così e inizi a, tipo, togli tutto, zappi tutto, sposti la terra che sta là, la metti là, quella di qua, questa qua e quella là. E già il terreno dice, ah che bello, che bello. Poi vai con la forchetta. Prendi la forchetta e con la forchetta fai tutto sul terreno. Fai. E che succede? Mi ti va a crearsi questo effetto qua. Perché la terra scende e il sasso fa così. E tu fai, che cazzo vuoi qua? Una volta diviso, inizia a diventare più violento. Entri e la terra inizia a fare così. È arrivato il capo. E tu inizi a essere, sì, sono meglio, e mo comando. Buh. C'hai i tuoi schiavi da comandare. C'hai la terra che deve stare appecorata, zitta, a servire. Lì c'erano le formiche non ce ne fatti un cazzo, formichina di merda, e ti vendichi con le formiche che c'hai in casa. E avevi i testicoli che erano così, si fanno già, si dice, perché entri così, pieghi questo ginocchio come fa la Madonna transessuale che hanno già esposto lì, che c'ha la bucatura qua, ti metti così la mattina e guardi, muti dovete stare, e guardi solo la terra e senti che sta tremando perché ci sei tu. Già che ti costruisci questo, il testicolo, abbiamo detto, primo giorno così, il secondo così, dopo un mese puoi passare a diventare violento contro gli alberi. Allora vedi un albero, per esempio questo qua, no? E quell'albero, dopo aver visto che cazzo hai fatto qua, inizia già a muoversi. Vai dall'albero e ti metti soltanto così. E tu pensavi di farla franca? No, lo guardi, il primo giorno si lo guardi così e dici, vabbè, a posto. E quello, già giorno dopo lo trovi così. Che appena gli dai una botta si taglia da solo. Sì, è proprio mollato. Mi avete fatto credere che per avere un camper servivano tanti soldi. Che serviva? Tanto know-how. No, il legno massel, mettete la vita qua, toglietela da qua, mettete il gesso qua, toglietela. Io sai che ho fatto? Mi sono seduto una settimana nella macchina e l'ho guardata. E la macchina ha iniziato a dirmi, qui servirebbe mettere il fornello. E l'ho messo. E ha cominciato a darti tutti i segreti. Tutti i segreti. Tutte le volte che io ho messo come costruirsi un terreno, allora noi preferiamo acquistare i semi molto ottimi biologici che li trovate sul sito www. Se no sbagli tutto, perché dipende dal seme, dal terreno, poi dall'umidità e dalla temperatura, e poi c'è anche da considerare tutto un fatto dei funghi, che ci sono dei funghi. I funghi? Preferisco andare al supermercato. Esatto. Preferisco invece, una volta che il testicolo ha fatto da così a così, accendi il video, inizia a ridere di tutti questi qua che fanno così, e spegni, l'albero lo trovi già piegato che sta pronto, dici non conosco YouTube ma non farmi del male, invece no, pum, lo abbatti, metti la capasona qua dentro e inizi a puff, più forte, e poi metti il seme. Sentono sti stronzi che dicono che quello che cazzo uno fa, e poi gli passa la voglia, perché esatto. Oh, shit, I got it, bro. The COVID-19. Guarda da cazzo, abbiamo portato Amerigo. Però anche se siamo nella punta della montagna, in un posto sperduto, c'è sempre sto cazzo di pecorama in giro. Pecorama di quella con due piedi. A noi non ci va bene, perché noi siamo un tipo di animale che non sta bene vicino all'animale con due piedi.
purtroppo. Ora ecco, qui si comincia a vedere un po' di neve. E tu devi sta zitto! Sei tutta bagnata? Ma com'è? Sei tutta eccitata, GoPro? Ti metto nella mia ascella, guarda, così ti pulisco. Amerigo mi va a toccare la neve per la prima volta nella sua vita. Fammi lo slalom per qui, voi, Amerigo. Voi, Someone broke my shelter, I'm telling you. Il mio shelter era a prova di terremoto. C'è stato uno stronzo che passando di qua ha tolto la, diciamo, il cazzetto che sosteneva questo lato qua. Questa pianta qua la usavo come corda per legare i rami, che come si vede sono fatti in modo naturale, vero? Ma mettila a posto? Ma non me ne frega più niente ormai! Nicola!